Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi bivacco Fanton. Ci sono varie strade per arrivarci. Una è dal rifugio Primula e non lo tratteremo in questo video perché è tutt'altra parte dopo Auronzo di Cadore, mentre noi oggi saliamo dal rifugio Ciareido, che siamo qua praticamente, qua dietro c'è il rifugio, più o meno a 1970 metri, e abbiamo lasciato la macchina un chilometro più giù. Comunque trovate tutte le informazioni anche per il parcheggio, e adesso partiamo a camminare per il bivacco Fanton, che è una struttura molto recente, futuristica, un bel bivacco alpino, e siamo pronti per camminare. Primi di agosto 2022, il rifugio è attualmente chiuso perché stanno facendo cambio gestione, quindi se venite qua non trovate assolutamente niente, però c'è il piccolo bivacco invernale, e questo è il bivacchetto invernale del rifugio. Comunque dal parcheggio è solo un chilometro, quindi in realtà ci abbiamo messo meno di 20 minuti ad arrivare qua. Oggi primo test delle Garmont Dragontail, ultimo modello, le portiamo su in bivacco. Ebbene sì, perché ho iniziato a utilizzare le scarpe della Garmont e ci saranno tante nuove sorprese, ma lo scoprirete più avanti nei prossimi video, più verso settembre. Ci sono due o tre novità, intanto vi ho già detto abbastanza. Comunque bellissimo oggi, giornata top, e qui sulle marmarole che non deludono mai. Morbiglia. È un Lapin Koira, si chiama, cioè un pastore da renne finlandese. Ah, sì. Ma il papà un po' di più, i maschi un po' più. Ma cosa sei tu? In fondo gli spalti di toro, bellissimi. Arrivati anche al rifugio Bayonne, che in realtà ci si può arrivare in macchina da qua e si taglia un pezzettino, però vabbè, noi avevamo tutta la giornata, non avevamo problemi di allungare un po', anzi meglio. Adesso prendiamo il 270 per il bivacco Fanton. Allora, anche questa volta, come l'ultimo bivacco Voltolina, marmarole non c'è mai nessuno. Gli unici a camminare in questo paradiso terrestre, ovvero le montagne. Piccolissimo pezzo con il cavo, fatto però facile. Altro pezzettino con la corda. Il bivacco è su di là. Qua però non c'è il sentiero, almeno sull'app ho visto che sale di qua e c'è solo questa sorta di omino, ma in teoria dovrebbe essere questo perché il sentiero continua per di qua, però non va oltre, quindi questo è il bivio, bisogna fare attenzione. Ok, confermo che ci sono gli omini, che spettacolo qui. Adesso inizia il pezzo impegnativo, gli ultimi 800 metri di dislivello.
stambecchi che hanno zero paura. Piccola pausa adesso, tanto non abbiamo fretta, e dopo ci spariamo questo muro qua. Ormai mancano 600 metri di dislivello e un chilometro. Pezzo molto ripido e duro, e tra l'altro non è segnato quasi niente. Guardate quanto è ripido sto pezzo. Sì, non è un ghiaione facile, diciamo, è molto duro. Dobbiamo arrivare proprio lì, c'è una piccola porta. E continua la salita. È abbastanza duro sto pezzo, segnato zero, però la direzione è solo questa. Ci manca poco, è una vertical qua praticamente. Dopo questo pezzettino di ferrata, sì, il bivacco, eccolo lì il bivacco. È stata duretta sto pezzo, e ci siamo. Bivacco Fantone. Ciao. Ciao. Aspetta che mi tocco le scarpe. Stasera. Sì. È incredibile. Cioè, va che le... Permesso. Schermata. Mamma sì, mia. Accucciati. No, da paura questa. Ah, noi mangiamo, no? Ci sarei lui. Quindi questo... Vai. È il bivacco. Quindi a due. Ma e tu c'ha parecchi posti letto con vista, ti va qua? Proviamo a contarli: 4, 5, 6, 8, 12. Ti danno anche le ciabatte, cioè ci sono le ciabatte qua. Io mi sa che prendo le Birkenstock. Questa è un po' una sorta di cucina. Scopa è tutto per tenere pulito. Pala, prima quando sono entrato non sapevo neanche cosa riprendere bene perché ero talmente preso dalla bellezza di questo bivacco. Comunque ci sono un sacco di posti letti e pensavo servisse il materassino, ma in realtà c'è proprio un materasso di plastica dove insomma puoi dormire, sono anche abbastanza comfort. Adesso si sta tutto un po' nuvolando, ma comunque il panorama rimane top. Sentiero che è stato molto duro, soprattutto l'ultima parte che è segnato praticamente zero. All'inizio c'erano degli omini, ma dopo sono spariti, e il ghiaione è stato veramente tosto farlo, praticamente siamo andati a gattoni su molti punti. E dopo piccolo tratto di corda di ferro, insomma, da stare un po' attenti. Non è super, diciamo, come percorso, ma salendo per rifugio Primula probabilmente è un po' meglio. Almeno il signore mi ha detto che è tutta camminabile, non ci sono ghiaioni impegnativi, però c'è un po' più di dislivello perché dovrebbe essere 1500, noi oggi ne abbiamo fatto più o meno 1200, ma comunque insomma dipende voi da che giro insomma prendete l'escursione, se venite qui al bivacco Fantone. Niente, tra un po' iniziamo a cucinare e a goderci questo posto che ci siamo meritati dopo una lunga camminata. Stefano e Ilenia, avete un bicchiere voi? Sì, un bicchiere, certo. No, ce lo dividiamo, un bicchierino. Sì! È difficile con questo. Allora, stasera abbiamo, da un po' che non rifacciamo, gli spezzel con mascarpone e gorgonzola, ma solo perché ho sbagliato, volevo prendere solo gorgonzola, invece ho preso anche quello mascarpone, noci e funghi. Come ti sta sembrando? Da rifare? Sì, perché ti dimentichi di tutto quello che può essere giù. Un po' di noci. No, sì, anche i risotti, eccetera. Approvati. Spaziali di spezzo. Questa combinazione merita.
eccoci qua, mattina caliente perché è stato caldo anche tutta la notte. Infatti questa volta ho fatto degli errori di valutazione. Il primo è stato portare poca acqua, quindi un consiglio è portare sopra i 2 litri di acqua almeno in estate per questo tipo di trekking, che comunque il dislivello è tanto e si beve molto, quindi adesso siamo stati un po' risicati con l'acqua, quindi col senno di poi ne avrei portata molto di più. La seconda cosa è che almeno in estate questo bivacco è super coinventato e fa caldissimo dentro, io ho dormito in mutande e quindi la termica, il pile, molte cose non le ho utilizzate, le ho portate su inutilmente. È vero che è sempre meglio avere tutta l'occorrenza per il freddo, però insomma avevo portato anche il piumino, tante cose e ha fatto caldo, molto caldo, e anche questa mattina insomma si sta benissimo fuori. Ieri sera le stelle hanno dato spettacolo, un sacco di stelle cadenti, e forse perché ci avviciniamo alla notte di San Lorenzo, ma è stato comunque bellissimo poter stare un po' fuori a fare qualche foto e a godersi insomma questo luogo. Noi adesso puliamo il bivacco, mi raccomando lasciateli puliti e in ordine e meglio di come li avete trovati, e noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video sul canale.